La metafora è questa, statemi a sentire. Ci vediamo tutti uno di questi sabato di novembre a Roma per incontrare tutti i corsari, cioè incontrare tutti coloro che sono i pionieri di questa rivoluzione cosmica, della rivoluzione armonica, di una rivoluzione liberale. Al porto, perché a gennaio ci imbarchiamo con il galeone dei corsari lungo il mare aperto dell'oceano, dove probabilmente le incertezze saranno le maggiori, ma l'obiettivo è quello di navigare tutti insieme nella visione che abbiamo portato avanti questi anni all'interno dell'Associazione di Cultura Politica Il Cantiere, e che è stata espressa anche dal romanzo In che mondo viviamo, una navigazione di persone che vogliono, cercano, provano a dare senso a quello che oggi sembra non avere più significato, cioè a pensare alla politica come l'arte del vivere meglio, alla ricerca forse della libertà, alla ricerca probabilmente della felicità, o solo una possibilità per tentare tutti insieme di trasformare una realtà che ormai sembra arida in qualcosa di speciale, in qualcosa di grande, in qualcosa di spazioso, in qualcosa di cosmico che travolge l'universo interiore. E i corsari sono questa possibilità. Ci vediamo tutti al porto, vedremo il galeone, vedremo quale vorrà essere l'azimut e la bussola che direzione ci darà, ma a gennaio partiremo. Quindi a novembre a Roma, un sabato pomeriggio, vi faremo sapere.